La stragrande maggioranza degli utenti di un social network non legge le condizioni di utilizzo che vengono presentate all'atto della registrazione. Forse neanche tu lo hai fatto. E questo ti impedisce di sapere come verranno utilizzate le informazioni che tu, ogni giorno, fornisci al tuo social network preferito. Nella maggior parte dei casi, quel che pubblichi sui social network non è più di tua proprietà esclusiva, ma diventa anche proprietà del gestore del social network, che può usare le informazioni, le foto e i video pubblicati per scopi commerciali e pubblicitari. Tu condividi fotografie e video che non sono più solo tue. È proprio così, ed è tutto scritto sotto diverse forme e sfumature nelle condizioni di utilizzo dei social network che tu hai accettato senza leggerle. Sono veri e propri contratti, sicuramente troppo lunghi. Per esempio, le condizioni d'uso di iTunes sono più lunghe del Macbeth di Shakespeare. Ecco alcuni esempi tratti dalle licenze d'uso e dalle normative sulla privacy di Facebook, Twitter e Google+. Quindi tu hai espressamente accettato la condivisione, la pubblicazione e la cessione ad altri di tutto quello che tu carichi e condividi sui tuoi social network. Ciò che si chiede agli utenti come te è di essere consapevoli di questo e di evitare di condividere, anche solo con gli amici più stretti, informazioni personali che potrebbero rivelarsi preziose e riservate. Insomma, se scopri la formula per trasformare il piombo in oro, non usare un social network per comunicarlo agli amici.